siamo a Sanremo. Diamo il benvenuto qui a Sanremo nella nostra postazione di Radio Bruno, Gianluca Grignani. Ciao. Allora Gianluca, il tuo sesto Sanremo, sì. Come andiamo ad emozione? Differente? Sempre la stessa? No, diciamo che ho 20 anni di mestiere, quindi in teoria dovrei gestirla. Poi dopo, c'è chi ha scritto che ero emozionato, in realtà non è vero, avevo avuto dei problemi di ascolto all'inizio, ma ormai ho imparato a gestirmela, insomma. Pensa che per assurdo faccio più fatica a gestire l'emozione che scende che quella che sale, cioè sono più capace di mantenere tranquillità quando salgo sul palco che quando scendo dopo la performance. La tua canzone è bellissima. Grazie. Proprio un'istantanea, una fotografia della vita in cui tanti si possono rispecchiare, molto bella. Beh, è una canzone dedicata alla gente, è una canzone dedicata veramente alle persone, va al di là delle... io mi auguro che vada al di là della telecamera, vada al di là di Sanremo, vada al di là del concetto della canzone in sé, del fatto, perché è una canzone scritta con una di cui io sentivo il bisogno, secondo me ce n'è bisogno di canzoni così, e mi auguro che... Sono venuto a Sanremo per questo motivo, perché vorrei che questa canzone arrivasse come un collante tra i pensieri della gente, no? Da poterla cantare insieme. C'è molta umiltà in questa canzone, ma molta determinazione. E non a caso farà parte della riedizione del tuo album con, certo, anche un duetto con Amis Schilla. Sì, c'è un duetto con Amis, che è un amico e ha fatto, secondo me, io lo chiamo un cantautore moderno, non so se gli farà piacere a lui, ma per me è la definizione esatta, perché non tutti i rapper riescono a essere così incisivi come lui. Trovo che lui sia veramente fortissimo. C'è un duetto con lui, c'è la versione di Vedrai Vedrai di Tenco. Infatti. C'è un pezzo nuovo, si intitola Preghiera Moderna, che amo molto. E poi c'è una versione completamente diversa di Come un tramonto, che è un pezzo che chiudeva l'album, con tre voci che si intersecano alla fine e creano tre voci che dicono tre cose diverse sul pezzo finale del disco. Hai citato Vedrai Vedrai, che canterai durante la serata delle cover. Come mai questa scelta? Bellissimo comunque il pezzo. Guarda, in realtà mi hanno detto ce la fai, la puoi cantare. Io non mi sentivo, era difficile per me pensare di potermi così misurare con un pezzo come quello. Poi l'ho fatto, me lo sono sentito addosso, ho scoperto che in fondo era un po' come Sogni Infranti, e allora mi sono dato coraggio e sono partito. Tra l'altro ho scoperto che Tenco l'ha scritto per la madre. Grazie anche di questa informazione. Gianluca, ma è proprio vero, ti vediamo con la giacca, ci sono voluti 42 anni, no. Ma stai benissimo con qualsiasi abbigliamento. L'ho messo anche la cravatta, però diciamo che adesso la giacca è diventata istituzionale. Ma invece è vero oppure no che sei andato a scuola di fiato? Ma non ne hai bisogno. No, di fiato. Sono andato a scuola di postura, perché cantare su quel palco comunque mette agitazione anche a me, nonostante, voglio dire, tutti questi anni. E allora mi sono fatto dare qualche segreto, no? Mi sono fatto raccontare quali sono i segreti. Perché io ho sempre cantato in maniera molto istintiva e devo dire anche abbastanza bene ultimamente. Anche cantando e suonando bisogna comunque essere fisici. Però sai, non ho mai preso lezioni, quindi ho deciso che forse potevano, così mi davano più sicurezza. Ho scoperto ad esempio che bisogna stare praticamente come i cowboy, no? Quando canti, cosa che faccio quando suono, ad esempio, quando io di solito canto e suono, però qui a Sanremo era un casino per una questione di ascolti, quindi ho preferito non suonare, però la postura deve essere quella e me l'hanno spiegato, ecco. Quindi ringraziamo davvero di essere stato qui con noi, Gianluca Grignani. Cheese. Se puoi salutare gli amici di Radio Bruno. Un saluto agli amici di Radio Bruno, da Gianluca Grignani.